Ben incontrati amici, buon martedì 3 gennaio. Iniziamo questo breve incontro invocando il dono dello Spirito, pregando così. O Spirito Santo, vera nostra guida, portaci da Gesù. Come è accaduto a Giovanni, ad Andrea e a Filippo, donaci di conoscere il volto del Padre, attraverso l'incontro vivo col Figlio suo Gesù. Fa che l'amore del Padre, rivelatoci da Gesù, sia presente in noi, nel nostro quotidiano incontro con ogni uomo e ogni donna. Amen. Protagonista del Vangelo anche oggi è Giovanni il Battista. Questa volta Giovanni non parla tanto di sé, di ciò che lui non è e di ciò che è. Parla piuttosto del Messia, di Gesù, e lo indica con tre caratteristiche. Ascoltiamo allora il Vangelo, siamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, versetti 29-34. In quel tempo, Giovanni, vedendo venire verso di lui Gesù, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene uno che è davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Ecco, Giovanni tutto compreso a dire qualcosa su Gesù. Gesù che è da lui conosciuto nel momento del battesimo, perché nel momento in cui Giovanni battezza Gesù, vede discendere su Gesù lo Spirito Santo. Di Gesù Giovanni offre tre titoli, lo presenta in tre modi. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, espressione che noi utilizziamo anche nella liturgia, nel momento della comunione. L'agnello di Dio, nei sacrifici ebraici, l'agnello era offerto per caricare su di sé tutte le colpe, e nel suo sacrificio delle colpe esserne liberati. L'agnello che porta via con sé il peccato del mondo, prende su di sé il peccato del mondo, toglie il peccato del mondo. Un primo titolo molto significativo, profondamente teologico, dato a Gesù: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Poi dà un secondo titolo: è colui che era prima di me, come dire, Gesù viene da Dio, viene dall'eternità, è prima dei tempi. È un'affermazione sulla divinità di Gesù. In terzo luogo, è colui sul quale dimora, abita lo Spirito
e per questo diventa datore dello Spirito. Il battesimo di Giovanni è solo un segno esteriore. Il battesimo di Gesù, il nostro battesimo, è dono dello Spirito, è rigenerazione nello Spirito Santo. Anche qui Giovanni dà una testimonianza sobria ma chiara. Di Gesù dice: l'agnello di Dio che viene prima di me, datore dello Spirito. Io ricavo per me il bisogno di non dimenticare il dono ricevuto nel battesimo. Nel battesimo, e questo accomuna tutti nella Chiesa, fedeli laici, religiosi, preti, vescovi, papa, tutti, nel battesimo, che è il sacramento fondamentale, noi riceviamo insieme la liberazione dal peccato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, e il dono dello Spirito che permette in noi una vita rinnovata nell'amore, una vita secondo Dio, perché Dio è amore. Non dimenticare questo permette di conservare dignità su se stessi e impegno a vivere ciò che siamo. Perdonati per amare, riconciliati attraverso la misericordia di Dio e impegnati a vivere la sua misericordia con tutti. Lo Spirito Santo è lo spirito dell'amore che rigenera a vita nuova i nostri cuori. Ci salutiamo anche oggi con la benedizione, diciamo: il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.